E iniziamo a vedere la realizzazione dei web service come strumento di implementazione dell'architettura basata sui servizi. Allora, web service di fatto realizzano, implementano un meccanismo, implementa l'architettura e servizi usando le tecniche del web, i protocolli del web, che, come ho accennato prima, è un pochino far violenza, nel senso che chi ha inventato il web pensava che da un lato ci fosse un server, ma dall'altro ci fosse un umano, o meglio, un browser che però fosse sotto controllo di un umano. E quindi, beh, ha inventato il protocollo, il linguaggio HTML, con certe caratteristiche. Adesso HTTP è stato abusato in tutti i modi possibili e immaginabili, ed è qui vediamo quindi come viene stato abusato per costruire il cosiddetto web per le macchine, cioè web in cui il client, il browser, non è un umano, ma è una macchina. Va bene, nel senso che, diciamo così, tecnicamente il protocollo HTTP è stato pensato per trasportare dati di qualunque tipo, con una preferenza per l'HTML, ma a priori può, definendo il MIME type, può trasportare quello che vuole, quello che vogliamo, e quindi si può pensare di usare la stessa infrastruttura per trasportare anche i messaggi, no? Che poi dobbiamo inventarci come codificarli, ma i messaggi che sappiamo sono, diciamo così, lo scheletro, il sistema nervoso dell'architettura basata sui servizi. C'è qualche cosa che non va bene, nel senso nell'HTTP, però in qualche modo ce la faremo piacere, tipo una certa asimmetria tra la richiesta e la risposta, nel senso che la risposta normalmente ha un body. HTTP stiamo parlando. La richiesta HTTP sì, ce la può avere nel caso di un POST, non ce la può avere nel caso di un GET. Quindi non è che si comporta esattamente in modo simmetrico un messaggio di andata e un messaggio di ritorno. Ma questo ce lo faremo piacere, appunto, no? Troveremo le soluzioni. Quindi, quali sono le modalità di integrazione che possiamo immaginare? Vabbè, una l'avevamo già accennato poco fa, richiesta di informazione. Parte dell'informazione che serve al sistema informativo A è attualmente in possesso del sistema informativo B. E quindi A richiede a B, dammi un'informazione. Allora, in questo caso è una richiesta semplice, dove A deve dire a B solamente qual è l'informazione di cui ha bisogno. Quindi una richiesta tutto sommato molto sintetica, probabilmente un numero, una categoria, un codice, o addirittura nulla se dice dammi le ultime notizie. Mentre il lavoro vero lo fa B, che deve fornirmi l'elenco, no, di tutte le informazioni. Poi A dovrà leggerlo e farsene qualche cosa. Questo è il meccanismo più semplice, più simile rispetto al web normale, quasi indistinguibile rispetto a una chiamata HTTP in cui l'utente ha cliccato su un link dove c'era un parametro che attivava una richiesta su un server e la quale mi formattava una pagina con le informazioni richieste. Semplicemente questa pagina non la formatterò in HTML, la formatterò probabilmente in un XML di struttura dichiarata che sia analizzabile a macchina in automatico e non richiede un umano per essere capita. Oppure un ordine. Il sistema informativo A ha la necessità che il sistema informativo B faccia qualche cosa. Quindi, mentre nel primo caso B è sempre l'offerente, mentre A è sempre il richiedente, B offriva informazioni, in questo caso B offre transazioni, offre azioni. Offre la capacità di fare delle cose. E in questo caso quindi sono degli ordini che viaggiano da A verso B, dove il carico di informazione è quasi tutto su A. A, quando ti manda la richiesta, dice fai questo, ma questo deve avere tutti i dettagli che servono.
Quindi il grosso dell'informazione viaggia nella richiesta da A verso B, e la risposta cosa sarà? La risposta è sì, l'ho fatto, oppure no, non ho potuto farlo. Però in questo caso la risposta non c'è quasi, no? È veramente proprio solo interlocutore, del tipo ok, l'ho fatto, punto. Una conferma. Quindi a seconda dei casi, cioè, il grosso del messaggio viaggia dal richiedente all'offerente, oppure viceversa, nella risposta dall'offerente verso il richiedente, dipende dai casi. Noi ragioniamo in questa simmetria, ma perché il protocollo HTTP è un protocollo client-server, da una parte e dall'altra le due cose non sono simmetriche. L'architettura dei servizi prevede uno scambio di messaggi in generale, quindi non ha questa difficoltà, questa asimmetria. Però poi se noi la caliamo un'architettura generale di scambio di messaggi in reciprocità, la caliamo sulla tecnologia che è di tipo totalmente asimmetrico, troviamo queste piccole differenze. Ma va bene, solo per analizzarle, poi troveremo il modo di gestirle. Un altro caso è invece quello in cui due sistemi informativi, i primi due casi avevamo ipotizzato una asimmetria informativa totale, cioè prima l'informazione ce l'aveva B, A la voleva sapere, nel secondo caso l'informazione ce l'ha A e a B deve arrivare, prima non ne sapeva nulla. Immaginate poi c'è un altro caso, che è quello in cui le stesse informazioni sono, magari parzialmente, magari in modo leggermente diverso, gestite da due sistemi informativi diversi. Quindi il problema è quello dell'aggiornamento. A contiene dei dati, che ne so, sui miei clienti, B contiene altri dati sugli stessi clienti, e tutte le volte che aggiungo un cliente, modifico un dato, lo aggiorno, devo in qualche modo mantenere sincronizzati i due elenchi. Ma che magari non vuol dire fare un elenco unico a cui accedono entrambi, perché ognuno ha dei campi in più, dei campi particolari. E allora in questo caso ci sono dei messaggi del tipo aggiorna l'elenco dei prodotti o dei clienti, e questi aggiornamenti possono avvenire in un verso oppure nell'altro. Quindi in questo caso chi detiene l'informazione è paritario, un po' a volte A, a volte B, no? Noi ignoriamo, per ottenere questo, ignoriamo tutte le tecnologie precedenti, perché ovviamente non è nato col web service la necessità di far parlare tra di loro applicazioni indipendenti. Però molte delle tecnologie precedenti, di cui c'è qualche piccola sigla, erano state pensate legate a una certa tecnologia. Ad esempio, RMI è la tecnologia di Remote Method Invocation del linguaggio Java. DCOM è il Distributed COM, Component Object Model, che è la tecnologia di integrazione tra programmi diversi in ambiente Windows. E quindi C++, eh? Prima del .NET. E sono in determinati ambienti o tecnologie di programmazione, sono stati sviluppati degli standard per far comunicare tra di loro gli oggetti, diciamo. Noi questo non lo vogliamo, perché impostare una collaborazione basata su queste tecnologie significherebbe imporre l'uso delle stesse tecnologie agli altri sistemi informativi con cui voglio collaborare. Oppure, visto che ovviamente imporre delle cose agli altri è fuori luogo, significherebbe limitare la mia capacità di interagire solamente con sistemi informativi che siano fatti nella stessa tecnologia. Ma è un masochismo inutile, no? Autolimitarsi. Allora noi usiamo invece tecnologie aperte e implementazioni libere. No, mentre prima c'era una tecnologia che conteneva in un'unica cosa, in un'unica scelta, la tecnologia implementativa e il meccanismo di comunicazione, di collaborazione, qua le teniamo ben separati. Comunicazione la facciamo in XML, HTTP, e useremo XML schema per fare la descrizione. E l'implementazione non mi interessa. Ciascuno nella propria tecnologia troverà il modo di rimappare le informazioni che sono negli XML nei tipi di dati concreti, propri della propria implementazione. Quindi, a livello architetturale, se voglio offrire un web service, ciò che devo fare è avere un primo livello di front-end, un livello di accesso, in cui altri possano mandare un messaggio sotto forma di documento XML.
Questo messaggio in qualche modo deve essere trasmesso alla logica di business che è in grado poi di comprenderlo ed eseguirlo. Ci sono due livelli di traduzione, cioè due blocchi in questo primo, diciamo così, front-end. Il primo blocco è chiamato listener, cioè qualcosa che sia in grado di ascoltare sul protocollo HTTP, ascoltare sulla porta 80 o quella che sarà la porta di ascolto su cui c'è il web service. Quindi di fatto questo è un piccolo web server. E dopodiché c'è bisogno di una piccola facciata, di un piccolo livello che sia in grado di in qualche modo tradurre i dati che sono presenti nell'XML in oggetti, nel nostro caso parliamo di oggetti Java, che vengono passati alla logica di business vero e proprio. Nella logica di business c'è un metodo Java, c'è una classe con un metodo. A questo metodo come parametro non ha un file XML, come parametro ha un oggetto di tipo utente Bing, un oggetto di tipo prodotto, un oggetto di tipo dipendente dal dominio. Qualcuno questi oggetti li deve preparare. Li prepara compilandoli, creandoli con le informazioni che ci sono in questo XML. Allora, qui in mezzo ci vuole qualcuno che prenda questi oggetti, sappia che cosa c'è nell'XML e costruisca gli oggetti giusti in modo da poter invocare il metodo con i parametri corretti. Il percorso inverso avverrebbe alla risposta. Quando la business logic ha finito, può dare una risposta. Questa risposta la darà sotto forma di nuovo di oggetti che vengono tradotti in frammenti di XML, messi insieme e rispediti sotto forma di messaggio XML a chi aveva fatto la richiesta. Adesso io qua ho dimenticato volutamente di leggere queste due paroline richiesta e risposta. Perché questo meccanismo che ho descritto, ricevo un XML, ci faccio del lavoro e poi mando via un altro XML, in generale si fa così, si dovrebbe fare così. In realtà il protocollo HTTP mi vincola un grado in più. Nel senso che l'XML di risposta non è un qualunque messaggio che mando a chiunque, quando voglio, ma è la risposta HTTP che deve chiudere quella richiesta HTTP specifica. Quindi io sto dicendo che il protocollo HTTP per sua natura è fatto di una richiesta e di una risposta. Decidiamo, vedremo poi più avanti che non è l'unica scelta possibile, ma è la più semplice, decidiamo che nel messaggio HTTP di richiesta ci mettiamo l'XML di richiesta, che rappresenta un primo messaggio dal sistema A al sistema B contenente le informazioni sulla richiesta. E decidiamo che nella risposta HTTP, che tanto ci deve essere, già che c'è, ci mettiamo dentro l'XML di risposta, presupponendo che ogni richiesta da A a B, un messaggio di richiesta, abbia come contropartita un messaggio di risposta. Questo messaggio di risposta dove lo metto nella risposta HTTP. Perché? Ma perché HTTP è un protocollo request response. A noi sembra talmente naturale che è quasi difficile capire che è una delle scelte possibili. Immaginate altri tipi di protocolli, voi non li avete visti nel dettaglio, magari pensate ai protocolli di messaging, di chat. Cioè se io apro una chat con un'altra persona, una volta che la chat è aperta, il canale di chat è aperto, non c'è più uno che scrive e l'altro che risponde, no? Non è più asimmetrico. In qualunque momento uno dei due può scrivere all'altro. In qualunque momento uno può mandare messaggi all'altro. Perché è una volta che è stabilita la connessione, che è aperto il canale, tutti quelli che sono, diciamo, si affacciano su quel canale lì hanno parità di comunicazione. Appunto, non a caso sono protocolli detti di messaging, scambio di messaggi. L'HTTP no, è un protocollo richiesta risposta, non è di scambio di messaggi. Per cui, per assurdo, questa business logic non può dare una risposta se nessuno gli ha fatto una richiesta. Se ha qualcosa da dire, sta andando tutto a fuoco, non può dirlo. Perché l'unico modo che ha questo per mandare, se ha una facciata HTTP, per mandare un messaggio di risposta è che qualcuno gli faccia una richiesta. E che a quella richiesta sia lecito, per come è stato dichiarato il servizio, mandare messaggio di risposta sta andando a fuoco tutto. Quindi è altamente asimmetrico. Noi cercheremo di lavorare con questo pattern, richiesta-risposta, sapendo che è uno solo dei pattern possibili e è anche un po' limitativo.
Perché la comunicazione deve essere sempre iniziata da un lato e mai dall'altro. Voi dite, ma è ovvio, no? Perché dovrebbe iniziare dall'altro lato? Se ho un richiedente e un offerente, chi comincia è il richiedente. Però non sempre io sono in grado di rispondere in tempo. Se il mio richiedente è manda l'ascensore al quinto piano, e per portare l'ascensore al quinto piano mi ci vogliono 3 minuti perché continuano a salire persone, non posso lasciare la richiesta HTTP appesa per 3 minuti. Il browser, il protocollo me la taglia. Va in timeout quella richiesta, la risposta non arriverà mai. Allora, il protocollo HTTP non solo vuole una risposta, ma la vuole anche subito, nei limiti di qualche secondo al massimo. E quindi ci sono dei casi in cui la risposta io sì ce l'ho, ma ce l'avrò tra 10 minuti, e allora è un casino, perché non la posso mettere qua nella risposta HTTP, la vera risposta, il messaggio XML di risposta. Quindi dovremmo a volte ingegnarci e dire, vabbè, io ti do una risposta temporanea del tipo, va bene, ho capito, sapendo che poi più tardi ti dovrò dare la risposta vera, che è quella ho fatto. Però come farò a dartela quella? Tante volte dovremo fare un web service al contrario, in cui io chiamo un tuo servizio, in cui semplicemente ti informo di ciò che ho fatto, in un servizio per ricevere le risposte. Dovremmo un po' complicare l'architettura, perché ci stiamo basando su un meccanismo di trasporto debole, asimmetrico. Vabbè, questo qua è una frase di lode e plauso dei web service, ma lasciamo stare. Allora, dal punto di vista implementativo, un web service non è altro che un server web, abbiamo visto quel listener messo là, e la richiesta HTTP contiene una richiesta XML, la risposta HTTP conterrà una risposta XML. Abbiamo cominciato a capire che questo creerà delle limitazioni, e quindi complicherà in alcuni casi il pattern di utilizzo, ma così è. Potremmo non usare XML, potremmo usare protocolli di messaging? Certo che potremmo. Scusate, potremmo non usare l'HTTP, ma usare protocolli di messaging? Certo che potremmo. Il problema è che l'XML è talmente diffuso che abbiamo praticamente la garanzia che qualunque firewall di qualunque azienda è configurato per far passare HTTP. Mentre in molti casi gli altri protocolli saranno bloccati, nessuno ci ha mai pensato, non sono configurati correttamente. Allora, avere un protocollo che sei sicuro che passi dappertutto, ti risolve già una serie di problemi. Questo è il motivo per cui praticamente tutti stanno usando il protocollo HTTP come se fosse un protocollo di più basso livello di trasporto, quando in realtà lui sarebbe un protocollo applicativo per la navigazione. Ma ignoriamo il fatto, sappiamo che passa e quindi lo usiamo come protocollo di trasporto, mettendoci sopra un livello applicativo sovrastante, che non è stato pensato così all'inizio, ma va bene. L'HTTP sta diventando il nuovo TCP in un certo senso. Questo è il meccanismo base, però da solo non fa un web service, no? Ricordate le 6 sfere, i 6 ovali del lucido precedente? Per poter parlare di web service non devo avere solamente un web server. Per parlare di web service non posso avere solo un web server, una singola macchina che sia in grado di smanettare pacchetti XML. Devo avere tutta un'infrastruttura intorno, principalmente di discovery, di dichiarazione, in parte di autenticazione, eccetera, eccetera. E quindi una serie di standard collaterali e di implementazioni di funzioni collaterali che devono esserci per rendere quella chiamata HTTP non una cosa che mi sono inventato questa mattina, tu mandami un XML fatto così che io agisco, che potremmo sempre fare, ma non lo potremmo chiamare web service. Se lo vogliamo chiamare web service dobbiamo aderire a tutta una serie di standard, tra cui i due che ci interessano di più, perché sono i due indispensabili senza i quali non posso lavorare, sono lo standard SOAP e lo standard WSDL. WSDL, l'ho sempre sentito pronunciare WSDL, perché pronunciarlo senza intercalare qualche vocale è impossibile, no? Dove il protocollo SOAP è il formato XML attraverso il quale incapsulare i messaggi. Cioè, se io ti devo mandare il numero 3,
Non posso farmi un XML con scritto number 3 barra number e ho finito. Devo, lo vedremo, metterci una serie di informazioni di contesto dentro il quale a un certo punto metto il numero, ma serve altro. Il SOP è il metodo in cui codificare i messaggi e nel nostro caso richiesta-risposta, il messaggio quasi sempre significherà invocare un metodo. Quindi ti devo dare come minimo il metodo e i parametri. SOP. Come codificare i messaggi di andata, di richiesta e di risposta, di ritorno. WSDL invece è la dichiarazione, quella che si chiamava service description, o meglio, un sottoinsieme del service description, è un documento che dice tutto ciò che ti serve per poter richiamare il web service. Qui dice, guarda che questo web service è pubblicato a questo indirizzo, espone questi metodi, ciascuno di questi metodi contiene questi parametri, ciascuno di questi parametri è di questo tipo di dato e questo tipo di dato ha questi campi al suo interno. Sapendo quello, sai tutto ciò che ti serve per far cosa? Per comporre un messaggio SOP di richiesta e mandarglielo. E per poter decodificare il messaggio SOP di risposta. Quindi, di fatto, ogni web service che io creo, ogni offerente di web service, deve dichiarare in un file WSDL il servizio stesso. E quindi ogni richiedente deve leggere come prima di tutto il file WSDL per sapere come comunicare col web server. Vedremo che, quando passeremo poi alla parte pratica, tra qualche settimana, dal lato dell'offerente il file WSDL viene creato automaticamente, nel nostro caso da Eclipse, se gli diamo la classe Java della quale vogliamo esporre i servizi. E lato invece richiedente, se gli passo il file WSDL, lui mi genera automaticamente il codice per chiamare il servizio. In realtà il SOP non lo vedo mai come programmatore. Ovviamente se andassi a osservare i pacchetti, i messaggi HTTP, lo vedrei come XML. Quindi noi sappiamo che alla fine, no? Abbiamo una luce in fondo al tunnel che sarà, useremo delle librerie che ci permetteranno di fare queste cose senza doverle mai scrivere a mano. No? Però il tunnel va percorso prima di arrivare all'uscita e quindi cerchiamo di capire cosa c'è dietro questi acronimi e cosa sono questi formati XML. Giusto per capire che tipo di informazione hanno e poi cercheremo anche, state facendo, di capire ma perché li hanno fatti così complicati. SOP. SOP quando è nato si chiamava Simple Object Access Protocol. Protocollo di accesso agli oggetti, accesso, diciamo così, remoto alle funzionalità che un oggetto può offrire, e poi c'aveva davanti una simple. Poi non so per quale motivo, ma credo perché simple non piaceva a nessuno, perché così simple non lo era proprio, allora si è detto no, SOP non è più l'acronimo di chi simple è, ma si chiama, è un nome proprio. A volte c'è gente che si appassiona di queste cose, se è un nome, se è un acronimo. Ma quello che è, in realtà, è un protocollo per lo scambio di messaggi su internet. Protocollo le cui prime standardizzazioni risalgono all'anno 2000. Ma quindi non è propriamente l'ultimo venuto, no? Ci è voluto molto per affermarsi queste cose, quindi, perché come sempre in ambito enterprise le costanti di tempo sono molto lunghe, giustamente, no? C'è una resistenza al cambio, all'innovazione, che fino a quando un'innovazione non è provata, non funziona, non è affidabile, è meglio aspettare e stare a guardare. Vabbè, qui ci sono, se vi servono, i riferimenti al nome esatto della specifica, che non vi invito a leggere perché è molto triste. SOP è uno standard che prevede, qui di nuovo siamo in crisi, un paradigma di scambio di messaggi unidirezionale senza stato. Cioè dice un messaggio dal punto A al punto B, oppure un messaggio dal punto B al punto A. Quindi il messaggio SOP
di per sé è atomico. Noi sappiamo già che in realtà questi messaggi, se li facciamo girare su HTTP, dovranno andare in coppia, sempre. Ma il messaggio dentro non ce l'ha scritto questo, ancora. Ma le applicazioni possono creare dei pattern di interazione più complessi. Ad esempio, richiesta risposte multiple, eccetera, eccetera. Quindi è un messaggio, un singolo trasferimento di informazioni, ma in realtà a livello applicativo io un'azione, una invocazione di servizio web può implicare più messaggi, anche più di uno. Poiché noi lavoriamo su HTTP, il numero di messaggi sarà sempre due, uno di richiesta e uno di risposta. E poi dice, infatti lui dice, i messaggi multipli li hai combinando gli scambi unidirezionali con le caratteristiche fornite dal protocollo sottostante, nel nostro caso HTTP. Quindi noi sappiamo già che il punto d'arrivo sarà request response. Però il framework di modellazione, chi ha pensato lo sopra, ha detto sì, va bene, oggi c'è HTTP, domani non lo so. Allora cerchiamo di disaccoppiare il più possibile le modalità di rappresentazione dell'informazione, SOAP, rispetto alle modalità di trasporto di questa informazione, che oggi pongono certi vincoli perché ci sono certi protocolli che vengono utilizzati, ma in generale potrebbero anche non esserlo. SOAP non dice nulla sulla semantica dei dati che trasporta, quindi non capisce, non si preoccupa di capire i dati che sta trasportando e non si preoccupa di capire le modalità con cui questi dati sono trasportati. Cioè SOAP è un meccanismo di scatolamento. Ti dico come è fatta la scatola, come è avvitata, come è imbullonata, da che parte si apre, dove è scritto l'indirizzo, come imballare il contenuto, ma non ti dico nulla sul contenuto, così come non ti dico nulla su come lo dovrai trasportare. No? Fa il suo pezzo di lavoro. Però ti permette di dichiarare, quindi il protocollo SOAP non ti dice se devi trasportare un intero fai così, o se devi trasportare, che ne so, una data fai così. Ti dice, questo è il meccanismo di trasporto. Se poi, quando poi metterai del contenuto dentro, dovrai tu a parte dichiarare, questo lo fai nel whistle, i dati che ci metterai dentro, la forma dei dati che ci metterai dentro. E quindi SOAP, la scatola, li potrà contenere al suo interno questi dati. Ma quali sono questi dati, quale sia la loro struttura, non la dichiari all'interno del messaggio SOAP. Quindi è un meccanismo estendibile attraverso cui all'interno dello stesso scatola potrai mettere in tempi diversi tipologie di messaggi diversi a seconda di quello che dirà la service description, il WSDL. Dopodiché a livello di SOAP c'è una terminologia un pochino più complicata di quella che abbiamo usato finora, perché parlo di nodi SOAP e di messaggi SOAP. Il messaggio SOAP è facile, è il pacchetto, è l'XML che contiene le informazioni. La specifica dice che i messaggi SOAP sono scambiati tra nodi SOAP e i nodi, quando ricevono un messaggio, compiono delle azioni. Qui usano nodo proprio perché la specifica pensa anche a interazioni complesse, in cui ci siano più messaggi che vengono scambiati. Allora, quando è un'interazione più complessa, più articolata, non hai solo un ruolo di richiedente e di offerente, ma puoi avere altri ruoli intermedi. E allora, per non impegnarsi, dicono nodo in generale. Nel nostro caso, per ogni web service, ci saranno, sappiamo già, due messaggi SOAP, uno di richiesta e uno di risposta, e i due nodi saranno quelli che abbiamo sempre identificato come richiedente e offerente. Ma la specifica non ne parla per essere più generale. Un nodo ha la capacità di trasmettere, ricevere, elaborare e o inviare ad altri i messaggi SOAP. Allora, concentriamoci su questo and/or. Un nodo, così come l'abbiamo pensato, invia il messaggio, è un richiedente. Oppure riceve il messaggio, esegue un'azione, è l'offerente. In questo caso elabora il messaggio, process.
In realtà c'è un'altra modalità, che è quella di prendere il messaggio e lo invio oltre, lo inoltro, ecco, non mi viene la parola prima, lo inoltro a qualcun altro. Ma può dire che ci sia un nodo che in realtà riceve un messaggio, non lo elabora, lui è in grado di riceverlo ma non di elaborarlo, e quindi a sua volta lo rimanda a qualcun altro che sarà in grado di elaborarlo, una specie di proxy, no? Un intermedio che poi in realtà sa lui a chi mandarlo per elaborare, magari può servire per distribuire il carico tra più back-end diversi, oppure per nascondere i dettagli dell'invocazione sulla macchina interna a cui dall'esterno non hanno accesso. Quindi sono nodi chiaramente in questo caso semplici, ricevono, ritrasmettono e poi la risposta la ricevono loro, la ritrasmettono al chiamante, però sono nodi di raccoppiamento in questo senso, e quindi sono, se servono, sono semplici da realizzare. Quindi in realtà questo però crea un modo complicato di spedire i messaggi SOAP. Una richiesta HTTP o un browser che la chiede a un server, finisce lì. Un messaggio SOAP invece ha un emittente, un destinatario, però per giungere al destinatario il messaggio SOAP potenzialmente potrebbe viaggiare tra più nodi intermedi, ciascuno dei quali lo riceve e lo inoltra, fino ad arrivare al destinatario finale. Questo è previsto esplicitamente dal modello. Qualora spesso, sapete che prima parlavamo di visibilità, no? Qualora il destinatario finale non sia direttamente visibile sulla rete da parte del richiedente. E quindi la specifica parla di initial sender e ultimate receiver, l'emittente iniziale e il ricevitore di ultima istanza, e in mezzo però può essere intercettato e ritrasmesso da uno o più intermediari. Questo in generale, poi nelle architetture più semplici, quello che useremo noi, no, non viene fatto. Soprattutto su applicazioni che lavorano proprio su internet, quindi sono aperte, sono accessibili a tutti, questo non serve. Su invece reti interne, aziendali, private, protette, questi meccanismi potrebbero essere utilizzati. Gli intermediari quello che possono fare è aggiungere del valore aggiunto a questi messaggi. Tipicamente l'intermediario non tocca il dato, ma può magari aggiungere qualche cosa. Che ne so, ad esempio, decidere se inoltrarlo o no a seconda che il cliente abbia pagato o no il servizio. Quindi fare le operazioni di verifica, di validazione, di accounting, sulla busta, sulla scatola, senza aprire la scatola. Gli fa prende la scatola, la riceve, l'analizza, decide cosa farsene e se tutto va bene la inoltra. Magari inoltrandola ha aggiunto delle informazioni sulla scatola, ma non sicuramente l'ha aperta per analizzare i dati, perché non è lui il destinatario finale, quindi non è lui che saprebbe che cosa farsene di questi dati. Quindi a volte servono per fare delle elaborazioni intermedie di tipo appunto esterno. Allora, proprio con questo scopo, il messaggio SOAP è diviso in due parti. Ogni messaggio SOAP è diviso in due parti. Un messaggio è contenuto all'interno di una cosiddetta busta, l'envelope. Quindi prima parlavo di scatola, in realtà chi ha pensato al SOAP aveva avuto una metafora un pochino più leggera che quella delle buste. E la busta contiene al suo interno due blocchi. L'intestazione è un corpo, no? E questo qua nella tecnologia web lo vediamo sempre, intestazione, body, e va bene. Cosa contiene l'intestazione? L'intestazione contiene le informazioni a proposito del messaggio, quindi sono i metadati. E invece il corpo contiene gli effettivi dati scambiati. Quindi di fatto nell'header ci sono le dichiarazioni, nel body ci sono i valori, per semplificare. Poi vediamo che in realtà quali sono gli elementi XML interni. Quindi di fatto un nodo intermedio può leggere e lavorare sul header, ma normalmente non tocca il body, nel senso che lo fa passare invariato. Invece il destinatario finale è interessato normalmente poco al header, ma molto invece al body. Vediamo un esempio, poi vediamo la struttura. Questi sono due frammentini, no? I due messaggi SOAP, uno di richiesta e uno di risposta. Il primo messaggio di richiesta, SOAP:envelope, che contiene un body, SOAP:body,
E qui dentro c'è il contenuto dei messaggi vero e proprio, qui non c'è nessun header in questo caso, ma proprio terra terra il messaggio, l'esempio più semplice che si può fare. Questo è il messaggio di risposta, che è composto sempre da un envelope che contiene un body. Fino a qua arriva la specifica SOAP. Fammi un envelope, fammi un body e dentro il body mettici le informazioni. E anche di qua mettici le informazioni. Quindi la busta è fatta così. Il contenuto della busta come è fatto? Il contenuto della busta è fatto da un elemento che richiama, che corrisponde al nome del metodo che voglio invocare sul servizio web. Quindi io voglio, mandandoti questo messaggio, ti sto chiedendo la funzionalità get product details. E la funzionalità product details è un metodo che avrà un parametro, il parametro si chiamerà product ID, e il valore del parametro è 827.635. Quindi nel body ci sta il nome del metodo che voglio chiamare, i parametri di questo metodo e i valori associati a questi parametri. Un oggetto, cioè di fatto no, un metodo, la chiamata, l'informazione relativa chiamata in un metodo codificata come in XML. Quello che si vede guardando i namespace è che gli elementi envelope e body sono dichiarati nello standard SOAP. Sono elementi SOAP 2.envelope, SOAP 2.body sono dichiarati nello standard. GetProductDetails invece non è dichiarato nello standard. Me lo dichiaro io, è il mio servizio web che lo dichiara. Dichiara quel metodo e dichiara quel metodo quali parametri ha, dicendo quali elementi XML possono essere contenuti all'interno dell'elemento contenitore. E infatti questo elemento, e da qui in giù, è contenuto in un namespace diverso. La dichiarazione di questo elemento sta in questo XML schema, non in quello standard. No? Quindi qua un pochino... Purtroppo dobbiamo incasinarci perché abbiamo documenti XML che sono dichiarati su più schema diversi. Noi forse siamo abituati ad avere un documento XML, dichiara uno schema e gli elementi sono di questo. Invece alcuni elementi fanno parte dello schema standard SOAP, altri elementi sono uno schema applicativo mio. E quindi no, vengono esplicitati in due punti diversi. La risposta è uguale, nel senso che la risposta in questo caso è un oggetto di tipo... get product details response. Lo vedremo più avanti, questa è una convenzione che si usa ogni volta che il meccanismo di scambio di messaggi è di tipo richiesta risposta. All'andata la richiesta, dentro il body ci metto un elemento che, il cui nome coincide con il nome del metodo che voglio richiamare. Get product details. Nel messaggio di risposta non è che devo chiamare un metodo, è semplicemente il valore di ritorno di quel metodo lì. Però in qualche modo nel body devo incapsularlo in qualche cosa che abbia un nome, no? Devo avere un elemento XML che lo contenga questa risposta. Allora, per convenzione si usa il nome del metodo response, con appeso in fondo, in coda, response. Che dice, guarda, questo contiene, non è, contiene l'oggetto fornito in risposta alla chiamata del metodo getProductDetails. E l'oggetto qual è? Entro di un livello, l'oggetto è un oggetto che si chiama getProductDetailsResult. Quindi un oggetto di tipo result che è stato restituito come risposta. E questo oggetto result è in realtà è fatto di 4 campi, o 5 se conto bene. Un campo che si chiama ProductName, uno che si chiama ProductID, un campo che si chiama description, un campo che si chiama price e un campo che si chiama in stock. Quindi immaginate un oggetto Java, immaginiamocelo un bin con quei 5 campi lì. Quei 5 campi vengono serializzati in XML, l'oggetto details result, che vengono restituiti come risposta di un metodo e a sua volta incapsulati dentro una busta SOAP. Quindi quando dicevo ti devo dare il numero 3, non basta scrivere 3, bisogna scrivere tutte queste cose intorno. E la risposta idem. No? Perché bisogna scrivere tutte queste cose intorno? Ma perché le librerie che useremo sono in grado di manipolare tutto ciò che ci sta intorno e quindi lo fanno per noi.
e faranno in modo che il dato arrivi a destinazione. Poi c'è di più, nel senso che questo qua è solamente il messaggio SOAP. Chi è che decide quali sono i campi di get product details results? E questi campi che cosa sono? Se sono delle stringhe, se sono dei numeri, se sono delle date? Ebbene, questo sarà tutto dichiarato. Il service description dovrà spiegare per filo e per segno esattamente come possono essere composte le richieste, come possono essere composte le risposte. In modo che poi il nostro software di front-end sappia impacchettarle e spacchettarle senza il nostro intervento. Allora, questa è la versione semplice. Se andiamo a vedere, io riporto qua, nella specifica SOP è fatta di due parti, ho detto parte 1, parte 2, in realtà c'è una parte 0 davanti, che è l'unica leggibile, allora questa qua potete leggerla, e riporta un esempio che io qua vi riporto, un pochino più complesso, nel senso che fa vedere qualche dettaglio in più, dà l'esempio, diciamo, di un'applicazione per la prenotazione viaggi, che deve di fatto, diciamo, prenotare dei servizi di viaggio e di hotel per una persona, essenzialmente, no? Vabbè, qui definisce le namespace che vengono usati dopo, ma per il momento. Allora, qui fa vedere, questo è un esempio un pochino più complicato di quello di prima, un pochino meno leggibile anche, però ci fa vedere, guarda, la funzione di prenotazione viaggi cosa fa? La prima cosa è, io voglio prenotare un viaggio. Quindi, il richiedente, l'azienda, manda un messaggio, una richiesta, all'offerente, all'agenzia di viaggi. Questa richiesta, envelope, header, body, quindi va secondo la struttura base. Adesso vediamo le varie parti, queste qua sono le parti ingrandite di quello di prima, no? Questo non era leggibile, solo per vedere la struttura generale. Allora, l'header che cosa contiene in questo caso? Contiene delle informazioni. Leggiamolo così molto, molto velocemente, non stiamo a leggerlo riga per riga, delle informazioni non indispensabili per l'esecuzione della richiesta, semplicemente per fare la prenotazione, ma necessarie o utili, secondo dei casi, per poter consegnare correttamente la lettera, la busta, l'envelope, il messaggio. Ad esempio la data corrente, il nome del passeggero, che azienda appartiene, è un numero unico di riferimento della richiesta. Io richiedente lo mando. È chiaro che questo numero qua non dice nulla al ricevente, però lo mettiamo lì. No? Questo è un esempio possibile di come possono essere fatte le cose. Quindi, i blocchi della richiesta, in questo caso ho un blocco di tipo reservation e un blocco di tipo passenger. Il blocco reservation contiene un riferimento numerico e la data della richiesta e il blocco passenger contiene l'identità del viaggiatore. Queste informazioni devono essere elaborate dagli intermediari SOAP che eventualmente sono incontrati. Oppure, se non sono elaborate da intermediari, ovviamente devono anche essere, diciamo così, sono ovviamente accessibili anche al destinatario finale. No? E questo è specificato, ad esempio, da queste clausole must understand uguale true, che è messo qua sotto, dicendo guarda che se sei un intermediario vai a vedere questo campo lo devi guardare perché lo devi comprendere, altri invece no. Perché? Ma magari perché l'intermediario tiene traccia delle richieste che sono state fatte per poi, diciamo così, pagare o per verificare l'autorizzazione, nel caso in cui ci sia un intermediario. Nel caso in cui non ci sia un intermediario, invece questa parte qua, diciamo così, non serve. E poi c'è il body vero e proprio. Il body vero e proprio è la richiesta. La richiesta, vedete che contiene un elemento di tipo itinerario. Voglio chiamarti il metodo itinerario. E questo metodo itinerario contiene contiene due campi, l'andata e il ritorno. L'andata a sua volta è composta da il luogo di partenza, il luogo di arrivo, la data di partenza
eventuali preferenze di viaggio. Il viaggio di ritorno è fatto da città di partenza, città di arrivo, data di partenza, orario di partenza preferito e eventuali preferenze. E poi fuori dall'itinerario c'è un altro elemento, lodging, che dice quali sono le preferenze per quanto riguarda l'hotel in cui puoi stare. Quindi ti descrivo, in questo caso sarebbe un oggetto itinerario che è composto da due parti, viaggio e alloggiamento, e viaggio a sua volta è composto di due sottoclassi, sottooggetti, che sono il viaggio, la tratta di andata, il segmento di andata e il segmento di ritorno. No. Gli elementi figli del body sono quelli che vengono effettivamente passati al destinatario finale, che dovrà fare la ricerca. Allora vedete che ad esempio in questo caso il nome del viaggiatore non c'è qui, ma perché non mi serve per sapere quali voli ci sono. Il nome del viaggiatore mi serve per accettare la richiesta, eventualmente poi fatturarla, eventualmente mettere il biglietto nel suo nome, ma non per fare la ricerca. Quindi in questo caso non c'è, era nell'header. Questo è un esempio, devo dire, fatto ad arte per dimostrare la differenza tra il body e l'header, non a caso nel tutorial del SOP. Nella pratica gli header sono abbastanza vuoti di informazione, si tende a mettere quasi tutto nel body proprio perché il ruolo degli intermediari, salvo casi particolari, tende a essere abbastanza limitato. E infatti qui dice proprio che cosa metto nell'header, che cosa metto nel body, va deciso di volta in volta. Ci sono delle regole generali, ma la regola generale principale è che nel caso in cui ci siano degli intermediari, gli intermediari possono vedere l'header e manipolarlo, modificarlo, strada facendo, mentre il body in realtà si presume che arrivi intatto a destinazione. Al di là di questa regola generale sta un po' a noi decidere cosa fare, perché poi in realtà non c'è nulla che vieta a un intermediario di modificare il body, no? Non è che c'è una firma digitale che ti impedisce di modificarlo. Però, diciamo così, è buona prassi. Dove non ci sia, e poi non ripeto più, dove non ci siano uno o più intermediari, il ruolo del leader diventa abbastanza irrilevante. Beh, questo è il singolo messaggio. Poi questo esempio è stato pensato in modo che il messaggio di richiesta non possa avere, può succedere, un singolo messaggio di risposta. No? Nel senso che sulla base di quelle informazioni non posso dire sì, ho prenotato. Aspetta un attimo, fammi vedere gli orari, le preferenze, i prezzi, dove mai prenotato l'hotel. Cioè, questo non è ancora, trovami l'unico itinerario possibile oppure prenotami quello che vuoi. Fammi vedere gli itinerari che rispettano questi vincoli. E quindi in qualche modo è prevedibile che ci sia uno scambio di più messaggi SOP avanti e indietro. In generale sono scambi di messaggi liberi. Sul protocollo HTTP saranno sempre tutti a coppie, ovviamente, richiesta-risposta. E infatti il protocollo standard SOP prevede già esplicitamente due modalità, due pattern, no? Di scambi di messaggi. Uno che loro chiamano conversazionale, cioè scambio libero di messaggi. Tra voi due parlatevi e poi quando siete d'accordo chiudete la connessione. L'altro metodo invece, che poi quello che si usa quasi sempre, è quello della chiamata procedura, richiesta-risposta. Allora, richiesta-risposta significa, per noi è chiamare un metodo. In realtà la terminologia del SOP è più vecchia rispetto a quella object-oriented, e quindi non si chiama chiamata di metodo, ma chiamata di procedura, che è il nome vecchio che avevano i metodi prima, che quando il codice era procedurale, sequenziale, non era oggetti. Quindi in particolare un caso particolare del pattern di scambio di messaggi è quello cosiddetto RPC style, no? Stile RPC, adesso in avanti non parleremo più di richiesta e risposta, diremo RPC per dire una chiamata remota di metodo che è fatta di un messaggio per la chiamata e un messaggio per la risposta, uno per il metodo e l'altro per il return essenzialmente, che è la versione più semplice delle conversazioni SOP possibili. Allora, nel caso, ma questo lo vediamo velocemente perché tanto non ci interessa, non ci lavoreremo, nel caso di conversazionale il servizio remoto potrebbe mandare indietro non una risposta del tipo questo è il percorso, ma magari
un messaggio di richiesta di chiarimenti, no? Che nel body della risposta, qui la chiamo impropriamente risposta, del messaggio, del secondo messaggio inviato, c'è un itinerary clarification e ti dice, sì, tu mi hai mandato una richiesta, ma io non, ho bisogno di informazioni in più, tipo, quali sono gli aeroporti che vuoi, visto che la città che hai indicato non ha più di un aeroporto? Quindi non ti do la risposta, ti mando un messaggio, una conversazione, no? Ti mando un messaggio del tipo, ma dimmi di più, e allora io ti dirò di più, questi sono gli aeroporti. E beh, allora finalmente, beh, non c'è qua la risposta, scusate, ti posso dare le informazioni. È chiaro che bisogna decidere bene a priori quali sono i tipi di messaggi possibili che si possono scambiare in ciascuna fase e soprattutto dobbiamo tenere d'occhio che questa riga qua scritta in grassetto viene ripetuta sempre, uguale a se stessa. Cioè quel numero unico che identifica la richiesta appartiene a tutta l'intera conversazione. Perché visto che i messaggi sono indipendenti l'uno dall'altro, io devo sapere quando mi arriva un messaggio chiarissimi l'itinerario a quale delle sei richieste che avevo fatto è relativa alla richiesta di chiarimento. E lo faccio mettendo nell'header delle informazioni che mi permettono di ricostruire la sequenza di messaggi. Questi sono schemi permessi dallo SOAP. Nella realtà noi, come dicevo, useremo solo la modalità conversazionale RPC che passa appunto, identifica il nome della procedura o del metodo nel nostro caso da chiamare e i parametri. E quindi c'è una separazione, dice, molto netta, no, quella che prima ho chiamato asimmetria tra la chiamata e la risposta. Tanto per fare un esempio di un RPC, di un messaggio RPC, cioè simile al primo che avevamo visto, il pagamento con carta di credito. No, dov'è? Charge reservation, il pagamento della prenotazione con carta di credito. Charge reservation è un messaggio di richiesta che contiene un oggetto di tipo reservation, questo oggetto di tipo reservation a sua volta contiene il codice di prenotazione, quindi è una prenotazione che avevo già fatto, adesso la voglio pagare. Quindi ti do l'oggetto che contiene il codice di prenotazione, ti do l'oggetto che contiene l'informazione sulla carta di credito. Questi sono i due parametri, reservation e credit card, del metodo charge reservation. Messaggio d'andata, messaggio di ritorno sarà necessariamente nel body deve contenere un elemento che si chiama con lo stesso nome del metodo di chiamata seguito da response. E poi questo body a sua volta conterrà, vabbè, le informazioni che sono specifiche, che dovranno essere specificate per questo tipo di risposta, in questo caso contiene lo stesso codice di prenotazione, come conferma se vogliamo, e una URL a cui poter andare a visualizzare i dettagli della tua prenotazione, che magari l'applicazione mostrerà poi all'utente, gli permetterà di cliccarci sopra, quello che volete fare. Questo è lo stile più semplice. Richiesta, risposta, vedete che in questo caso c'è qualcosa nell'header, ci sono dei namespace, ci sono dei vincoli, ma il grosso dell'informazione avviene nel body, proprio perché non essendoci uno scambio, un rimpallo di messaggi in giro, ma c'è solamente un richiedente, un offerente, è tutto più semplice. Vabbè, esiste anche, ma qui non entriamo nel dettaglio, esiste anche la possibilità di dare un'informazione di stato relativa alla richiesta, cioè è venuta bene, non è venuta bene, ci sono stati errori oppure no, e quindi nella specifica, vedete che qua è specifica SOAP RPC, è già prevista una serie di tipi di stato, il risultato è codificato come stato e lo stato è confermato, no? Quindi, oppure nel caso in cui sia andato qualcosa male è previsto un tipo di messaggio speciale di risposta. Quindi qualunque messaggio SOAP di richiesta normalmente ha un messaggio SOAP di risposta che gli corrisponde col nome response. Oppure se qualcosa va male potrà sempre ricevere un messaggio di risposta di tipo fault, che è il modo, diciamo così, SOAP di gestire le eccezioni. Quando c'è un'eccezione in Java, questa eccezione se non viene catturata, torna su e alla fine ritorna, viene trasformata dal front-end sotto forma di messaggio fault.
che contiene l'informazione che avrebbe una ricezione, quindi un codice, un messaggio esplicativo, informazioni in più. E questo torna, se la richiesta ha creato qualche errore, starà poi al richiedente gestirlo in qualche modo, no? L'eccezione non è stata gestita dal servizio, in qualche modo è tornata sulle spalle del richiedente, che in qualche modo se la dovrà gestire. Io mi fermo qua oggi, ovviamente, sul tipo di messaggi. La parte che segue è quella un pochino più macchinosa, perché finora non abbiamo ancora detto da nessuna parte che questi messaggi viaggiano su HTTP, su che indirizzo sono disponibili, su che porta, eccetera, eccetera. E quindi la parte che dovremo vedere e poi come verrà codificato ovviamente nel file WSDL. Ma con calma, da domani in poi ne parleremo.